Eccoci qua, un saluto, sono Gianmauro Belotti, trader e formatore della Sapienza Finanziaria, 17:20 del 5 di dicembre del 2013. Ho aperto i grafici, ma oggi vorrei condividere con voi due aspetti che poco hanno a che fare con l'operatività in senso stretto, come siamo abituati a trattarla, ma che sono due argomenti che, parlando anche con dei colleghi trader professionisti, sempre molto più spesso balzano, diciamo così, all'occhio e che all'occhio del trader inesperto, diciamo così, o alle prime armi, potrebbero spesso non essere proprio così presi in seria considerazione. Ecco, il primo di questi aspetti è un po' quello che si dice. Che cos'è che consente a un trader di rimanere sul mercato per un tempo sufficiente? Non un mese, 2 mesi o un anno, ma riuscire a fare il trader per tutto il resto della vita? Beh, si sente spesso dire che il vero trader è quello che è in grado di guadagnare costantemente sui mercati. Ecco, quando noi trader ci incontriamo per discutere di questa cosa, non riusciamo ogni volta a rimarcare come sia un modo di vedere le cose un po' fuorviante, no? È un po' come se uno ti chiedesse: che mestiere fai? Ma guarda, io guadagno costantemente. Che idiozia è mai questa? Che idiozia è mai questa? Cosa vuol dire guadagnare costantemente? Vorrebbe dire prevedere il futuro. Nessuno in questo mestiere prevede il futuro. E allora cos'è il primo dei due aspetti di cui volevo parlarvi? La capacità di rimanere sui mercati per un lungo tempo è strettamente legata a quella capacità quasi camaleontica che un trader dovrebbe acquisire. La capacità di guardare i mercati nel presente. Acquisire quella capacità di guardare il mercato non in maniera statica, in maniera inchiodata, con delle regole rigidissime, fisse, con delle tecniche imparate magari 10 anni fa e ancora utilizzare sui mercati, ma imparare a guardare i mercati e di leggerli nel presente. Proprio quell'aspetto quasi, abbiamo detto, camaleontico, no? Di quell'animaletto simpatico che cambia il suo colore a seconda dell'ambiente in cui si trova. Ecco, il primo aspetto che volevo condividere con voi e che a me ha portato e sta portando enormi benefici è proprio questo: la capacità di essere così, la capacità di riuscire a guardare il mercato nel presente, senza rigidismi di nessun genere. E il secondo aspetto, che se ne parla molto spesso, ha a che fare con l'aspetto psicologico della questione. Si sente spesso parlare della psicologia legata al trading, ma veniamo al sodo, ragazzi, veniamo al sodo. Che cos'è la psicologia nel trading? Parliamo piuttosto di quello che si può fare per non essere presi di infilata sotto questo punto di vista in questo mestiere nel trading. Beh, ancora una volta condivido la mia esperienza, non posso fare che questo. Signori, leve basse, leve basse. Vuol dire che ogni volta che entriamo a mercato, il nostro capitale messo sul piatto, la parte di denaro messa sul piatto per valutare se la nostra strategia funzionerebbe o no, deve essere poca, 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 poco denaro, signori. Non è possibile che se il mercato mi viene contro, io comincio a sudare freddo. Questo vuol dire massacrarci psicologicamente. Uno dei modi per non cadere in questo tranello è usare leve basse, ovvero, meglio, detta meglio, mettere a rischio sempre ogni volta poco, poco, poco denaro che abbiamo sul conto, in maniera tale che riusciamo a fare
tanti piccoli tentativi fino al trade perfetto. Se ogni volta che entriamo a mercato entriamo con il 2-3% e ci prendiamo 4-5 stop loss di fila, signori, sono il 10%, voglio vedervi poi con che coraggio, con che stato d'animo psicologico si riesce a entrare sui mercati. Leve basse, ovvero, detto alla maniera della sapienza finanziaria, piccoli risk per trade, 0,5, 0,6, massimo 1% della nostra equity line. Ecco, sono due aspetti dei quali non si parla mai abbastanza e che oggi mi sentivo di veramente di condividere con voi nel nostro video quotidiano. Per chi volesse ovviamente rimanere in contatto con noi, abbiamo la nostra pagina ufficiale sapienzafinanziaria.com oppure la pagina Facebook o il canale YouTube. Ragazzi, al prossimo video, buona continuazione!